Gianfranco Amato. Lui stesso potrà presentarsi brevemente, il tempo a disposizione non è molto, ma sarà nuovamente a Milano, al Teatro Pime, il 28 settembre, e noi cerchiamo di andarci perché vogliamo appoggiarlo e sostenerlo, anche con la nostra preghiera. Allora, Gianfranco, vieni avanti, vogliamo accoglierlo con un applauso. Fratelli e sorelle, noi stiamo vivendo un momento molto cupo, un momento che sembra quasi assomigliare al tempo dell'Anticristo. E in questo tempo così difficile sta emergendo anche questa questione della teoria gender. Ora, come ricordava il pastore, il 28 settembre al Pime io avrò la possibilità di spiegare e anche farvi vedere che cosa in realtà noi stiamo vivendo oggi. Qui vi dirò soltanto questa cosa che mi consente poi di fare una piccola riflessione. Vedete, su questa teoria gender in realtà c'è moltissima ignoranza ma tanta confusione. Come dico sempre, qualcuno la confonde con l'educazione sessuale a scuola, qualcuno la confonde con la parità di genere tra uomo e donna, qualcuno la confonde con l'omosessualità. In realtà non è nessuna di queste tre cose. È l'idea per cui uno è uomo o donna, maschio o femmina, non in base a come è strutturato anatomicamente, come Dio l'ha fatto, ma in base a quello che sente di essere al momento. Oggi mi sono alzato, mi sentivo maschio, sono uomo, domani mi sento donna, dopodomani torno uomo, tra una settimana donna. Questa follia, state attenti però amici, che non è così banale. C'è qualcosa di molto più profondo dietro questa cosa, apparentemente folle. Noi facciamo fatica a capirla, questa idea per cui uno diventa quello che è, a meno che non rispondiamo a tre domande. Chi è che dà la vita? Dio? No, l'uomo in laboratorio con la fecondazione artificiale. Chi è che toglie la vita? Dio? No, l'uomo con l'eutanasia, quando vuole lui, come vuole lui. Mancava il terzo. Chi è che crea maschio e femmina? Dio? No, l'uomo con la teoria gender. Il gender chiude il cerchio della Genesi, è il punto più alto della tentazione della mela. L'io che si sostituisce a Dio. Ecco perché questa è una battaglia tra il bene e il male. Questa è una battaglia molto più importante di quanto apparentemente appaia. È davvero una battaglia contro il principe delle tenebre. E noi siamo avviati a uno siamo di fronte a uno scenario in cui, amici cari, ci saranno sempre più leggi ingiuste nei confronti delle quali noi dovremo decidere che cosa fare. Ascoltare San Paolo. Dobbiamo obbedire alle leggi degli uomini o alle leggi di Dio? Guardate che questo non è un problema da poco. Se consideriamo che se non obbedire a una legge degli uomini comporta, implica delle conseguenze. Sapete qual è la notizia brutta di oggi? Che la fede a costo zero è finita, fratelli cari. Noi da stasera voi dovreste cominciare a chiedervi quanto e che cosa siete disposti a rinunciare per dimostrare che quello in cui credete è vero.
Pensate che stia esagerando? Facciamo un esempio. L'obiezione di coscienza in tema di aborto. Sapete che ormai è come i denti che stanno per cadere, no? L'Europa ha già deciso. Bene, quando non ci sarà più questa possibilità, i medici cristiani cosa faranno? Si metteranno in coda a praticare aborti anche loro o accetteranno di essere licenziati, radiati dall'albo? Magari finire anche in galera. Se voi pensate che io stia esagerando, beh, fratelli cari, forse non vi siete accorti, ma vi converrà cominciare a accorgervene che ci sono zone del mondo oggi, settembre 2015, non ai tempi di Nerone, dove essere cristiano, se ti va bene ti costa la libertà, se no la vita. Mi dite qual è il passo della Bibbia che dice che in Italia, in Occidente, questo non accadrà mai? Io non l'ho trovato, non credo che ci sia. Anzi, senza andare tanto lontano, a 400 chilometri da casa nostra, in Sicilia, 21 ragazzi cristiani copti sono stati martirizzati perché cristiani. Gli è stata data la possibilità di abiurare e convertirsi all'Islam. Loro hanno detto no. Hanno offerto il collo al boia invocando il nome di Gesù. E sono morti. Se il mare fosse terra, sarebbero 3 ore di strada in macchina. A 3 ore di macchina da casa nostra succede questo, e noi di che cosa stiamo parlando? Del gender? Stamattina mi sento maschio, mi sento femmina. Vergogna! Però questo è lo scenario che ci attende. Si parlava prima e implica anche cose diverse dal gender. Si parlava prima del puritanesimo, ma voi sapete che da luglio a settembre del 2013 in Gran Bretagna sono stati arrestati più di 5 street preacher. Sapete chi sono? I predicatori di strada, no? Questa figura tipica del mondo anglosassone. Ogni volta che questi disgraziati incappavano nei brani di San Paolo, la lettera ai Corinzi, ai Romani, dove parlava di grave depravazione, sodomiti, venivano arrestati dalla polizia. A me ha colpito il primo caso, l'arresto di Tony Miano, un predicatore pentecostale, a Wimbledon, il 1 luglio del 2013. Questo fratello, fuori da un supermercato, stava leggendo la lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, stava commentando. A un certo punto viene denunciato da una signora anziana che stava entrando, chiama la polizia, dice: quest'uomo offende gli omosessuali e viola la legge contro l'omofobia. Arriva la polizia, lo prende, lui viene prelevato, viene portato alla stazione di polizia, viene chiuso per 7 ore in una cella, col water, senza neanche la carta igienica. Dopo 7 ore viene preso, viene sottoposto a un durissimo interrogatorio. Ad assisterlo è stata chiamata un'avvocatessa amica mia, che mi ha mandato il verbale di questo interrogatorio. Ed è incredibile, perché vedete, questa è una tattica psicologica della polizia. In quelle condizioni tu fai fatica anche a dire come ti chiami, no? Bene, io questo interrogatorio l'ho tradotto in italiano e l'ho pubblicato in un mio libro. Vi prego, leggetelo. È impressionante. La prontezza di riflesso, la capacità di risposta di quest'uomo in quelle condizioni è stata sovrannaturale. Lui ha messo in crisi i poliziotti. Ma in quell'interrogatorio si parlava di Gesù, della fede. E non stiamo parlando della Roma di Diocleziano, Stiamo parlando della Gran Bretagna del 2013. Noi siamo in questa condizione. Chiediamoci, ma noi? Ma siamo davvero disposti a dare la vita per chi l'ha data per noi? È un momento difficile, è un momento affascinante,
perché è un momento in cui la nostra fede viene davvero messa alla prova. Non bastano le parole, non servono più le parole, né i canti e neanche... No, qui bisogna testimoniare anche con la vita se quello in cui crediamo è vero. E allora capite che la cosa è molto più profonda. E attenzione che noi che abbiamo la grazia della fede abbiamo una responsabilità. Perché vedete, sapete qual è il paradosso che stiamo vivendo oggi? È che la fede è diventata l'ultimo baluardo per difendere la ragione umana. Cioè gli uomini di fede sono gli ultimi difensori della ragione umana. Perché oggi difendere il fatto che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma, che la famiglia è composta da un uomo e una donna, che un essere umano nasce da un gamete maschile e femminile, non è un dogma di fede, è un'evidenza oggettiva della ragione, della natura, di cui la ragione non può non tener conto. E questo è il paradosso per chi appartiene alla generazione come me, che ha vissuto lo scontro ideologico tra fede e ragione, vi ricordate? Fede e ragione. E chi l'avrebbe mai detto che saremmo finiti così? Con la fede che è diventato appunto l'ultimo baluardo in difesa della ragione umana. Perché il razionalismo è andato in cortocircuito, e con questa follia. E attenzione che la colpa è anche nostra, dei cristiani. Perché, chiediamoci, tutti questi fiori di morte che stanno spuntando, ma noi cosa abbiamo fatto della fede? Che cos'è la fede? L'abbiamo ridotta a un sentimentalismo personale, intimistico, totalmente incapace di incidere nella vita, nella società, soprattutto nella cultura. Quando i cristiani hanno deciso di abbandonare l'arena della cultura, sono fioriti questi fiori di morte. Perché guardate, fratelli cari, che una fede che non diventa cultura, che non è capace di incidere nella vita, è una fede che non è interamente pensata, pienamente accolta e fedelmente vissuta. Stiamo attenti a questo. Noi dobbiamo essere in grado di trasformare, cioè dobbiamo essere in grado di far sì che la fede diventi espressione della vita, ma soprattutto concreta, altrimenti astrazione. E se noi siamo astratti, il principe del mondo va avanti sulla realtà. Quindi tutto quello che vedete, c'è poi un aspetto molto particolare, lo vedremo il 28. Questa teoria gender, che dicono che non esiste, e ricordatevi che questa è la prova, c'è la firma del demonio, perché la vittoria più grande del demonio è quella di aver fatto credere che non esiste. Dicono che non esiste, però sta dilagando nell'opinione pubblica attraverso quattro canali: la legge, i giudici, i mass media, televisione, carta stampata, e soprattutto l'indottrinamento nelle scuole. Questo è l'aspetto più devastante. Perché? Perché stanno toccando i piccoli. Stanno scandalizzando i piccoli! Vedremo poi come. Con gli standard dell'educazione sessuale a scuola, con la masturbazione infantile precoce, con gli esperimenti per cui si esplorano i genitali dei bambini e le bambine nudi nelle scuole materne. Ma ve lo ricordate voi? Chi è che ha detto: chiunque scandalizzerà anche uno solo di questi piccoli, meglio per lui che venga messa una macina al collo e buttata. Oggi sta accadendo questo. Oggi. Oggi il principe delle tenebre sembra davvero che... Sembra di vincere. E noi anche su questo dobbiamo riflettere e leggere la parola. Ho fatto una bellissima discussione con un amico fraterno che è il pastore Porrello, che è un biblista. Ditemi quando devo smettere, perché sennò io vado avanti fino al pomeriggio. Lui mi ha fatto notare una cosa. Mi ha detto: vedi Gianfranco, dice, il faraone d'Egitto e il popolo di Dio è sempre stata, ha avuto un,
un valore simbolico. Il faraone, il demonio, il proprio Dio, l'uomo, che esce dalla schiavitù del demonio grazie alla promessa di... Hai notato che durante le varie trattative delle piaghe d'Egitto, a un certo punto, non so se la settima o l'ottava piaga, il faraone demonio chiama Mosè e gli dice: va bene, ho deciso, andate via, ma i bambini li voglio io, i bambini restano qua. E Mosè dice: no, i bambini vengono con noi. E arriva l'altra piaga: i bambini li voglio io. Oggi il faraone demonio sta tornando alla carica, vuole i bambini, e noi dobbiamo rispondere con Mosè: no, i bambini vengono con noi. Chiudiamo, se no facciamo tardi. Chiudiamo come? Lo vedete? Noi abbiamo fatto quel bel canto, stiamo marciando verso la vittoria. Noi stiamo vivendo una battaglia e io mi arrabbio sempre con chi mi dice: no, ma lei sta perdendo tempo, questa è una battaglia persa. No, no. La battaglia tra il bene e il male, la battaglia tra Dio e il demonio, non è una battaglia persa, è una battaglia che è stata vinta. L'ha vinta uno che si chiama Gesù Cristo, del nostro Signore. Noi abbiamo già vinto! Chiudo una sola cosa. Siccome abbiamo sentito oggi, cosa avete imparato da quello che ha detto il pastore? Che la cosa più importante è la pre... Bravi. Allora, siccome io ormai ho dedicato completamente la mia vita, sto facendo il missionario, stasera sarò a Torino da Fratelli Evangelici Vostri. Per cortesia, pregate per me.